Uomini e donne, una ex dama svela, Gemma degli insulti di Tina, potrebbe umiliarla. Lo scontro nello studio di Uomini e donne tra Tina e Gemma si fa sempre più serrato e anche nel corso delle ultime puntate di questa edizione trasmesse su Canale 5, se ne sono dette di tutti i colori. Il clima in trasmissione è diventato particolarmente incandescente e, stando alle ultime indiscrezioni riportate sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione si potrebbe arrivare alla fatidica e ormai attesa resa dei conti finale tra le due protagoniste del talk show Mediaset. Nel dettaglio, il clima nello studio di Uomini e donne continua a non essere dei migliori tra Gemma e Tina, nel corso degli ultimi appuntamenti. L'opinionista del talk show pomeridiano Mediaset si è nuovamente scagliata nei confronti della dama torinese, complice la fine della sua frequentazione con il cavaliere Silvio. Lo scontro in studio ha visto Tina lasciarsi andare ad una serie di frasi ed espressioni decisamente volgari nei confronti della dama, tali da scatenare anche l'indignazione del pubblico social. In tantissimi, infatti, sostengono che l'opinionista si stia lasciando andare un po' più del dovuto nei confronti di Gemma, la quale resta sempre una signora di 70 anni. Ma i colpi di scena potrebbero non essere finiti qui, perché a svelare di retroscena su quanto accadrebbe dietro le quinte della trasmissione Mediaset ci ha pensato un'ex dama di Uomini e donne, che ha scelto però di restare anonima. Intervistata dal settimanale Nuovo TV, ha svelato che Gemma Galgani sarebbe a dir poco stufa del trattamento che le verrebbe riservato da Tina nello studio della popolare trasmissione del pomeriggio. Tanto che in una delle prossime registrazioni di questa fortunata edizione, potrebbe risponderle per le rime. Gemma Galgani è stanca dei suoi insulti e prima o poi replicherà a tono. Potrebbe umiliarla, ha svelato questa dama che ha partecipato alla trasmissione di Canale 5. Insomma, sembrerebbe che questo finale di stagione di Uomini e donne possa portare ad una resa dei conti definitiva tra le due protagoniste del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. Intanto, complici anche i continui scontri che ci sono tra le due dame, gli ascolti del programma di Maria De Filippi continuano a volare nella fascia del pomeriggio. Sono quasi 3 milioni gli appassionati che, tutti i giorni, si collegano su Canale 5 per vedere le nuove avventure di Gemma e in generale dei protagonisti del Trono Classico e Over, con punte di share del 28%. Să fac totul ca la carte să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.